Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare l'unboxing delle nuove uscite della Home Movies. La Home Movies, che vi ricordo, comprende la collana Spasmo Video e Freak Video, più altre cose. Fortunatamente Home Movies ha deciso di portare in Italia un sacco di cose inedite e che forse non sarebbero mai arrivate se non fosse per loro. Cominciamo dalla Spasmo Video. Allora, faccio una premessa. Sono tantissimi film, non ho fatto in tempo a documentarmi su tutto. Ho guardato i trailer e ho letto un pochino le trame. Potrei fare degli errori, confondermi, quindi cercate di avere pietà. Comunque, il primo è Cat Sick Blues, film che veramente non si sperava potesse arrivare in Italia e invece grazie alla Home Movies è arrivato. Insomma, Ted ha perso il suo gatto e insomma questa cosa non gli è andata proprio giù. Da lì in poi diventerà mezzo folle e farà un sacco di cose brutte e cattive. Ho sentito parlare molto bene di questo film e lo vedrò sicuramente. Potrebbe essere doppiato, come no, sottotitoli in italiano, audio inglese. Allora, sappiate che gran parte dei titoli della Spasmo Video sono in lingua originale con i sottotitoli. Questo perché era il modo più semplice e veloce per portarli tutti subito. Io ne ho già visti tanti di film, tipo quelli di Olaf Ittenbach, così si riescono tranquillamente a vedere, anzi forse è meglio vederli in lingua originale. Diciamo che da leggere non c'è tantissimo, sono film horror, slasher, splatter, quindi non è che sono incentrati proprio sui dialoghi. Vi consiglio veramente di acquistare, perché vale la pena proprio averli anche se sono in lingua originale, tanto ci sono i sottotitoli, quindi capirete tutto. A proposito, vi lascio tutti i link di tutti i film che vi faccio vedere qui sotto per l'acquisto su Amazon. Absolutio. Vi devo dire una cosa su Giorgio Credaro, forse ne ho già parlato in altri video, è colui che ha praticamente illustrato quasi tutte le copertine della Spasmo Video, ma anche di, penso anche di altri film, comunque soprattutto della Spasmo Video, e ha fatto delle cose veramente strafighe, ultra gore, veramente che danno un valore aggiunto all'uscita a un video. Qua addirittura lo vediamo sbizzarrirsi in questo disegno che ricrea un po' una vetrata di una chiesa. Insomma, l'originalità di questo ragazzo è devastante. In più lui li ama questi film, perché io ci ho parlato, quindi cioè sono cose fatte veramente col cuore. Poi non vi ho detto di cosa parla Absolutio. Ah, tutti i peccatori devono essere puniti, i miei coltelli sapranno strappare il peccato e scacciare il demonio che alberga dentro di noi. Scusate, non leggo benissimo perché ho sugli occhiali da sole, perché sono un drogato tossico, così almeno mi hanno detto. Film di Philip Lienschatz. C'è sempre in tutti gli Spasmo, c'è la presentazione di Alex Visani che vi spiega un po' il film. Vi consiglio assolutamente di vederla, perché così capite un po' il contesto e lo apprezzate di più. Preghiera, massacro e redenzione, insomma questo è Absolutio. In Bread, altra splendida copertina di Giorgio Credaro, è un film di Alex Chandon. Gore, 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 come al solito il loro slogan, quello della Spasmo Video, tra i migliori horror britannici degli ultimi anni, disse il sito aintitcool.com. Spero di averlo letto bene. In Bread, ah sì, questa è un po' una storia abbastanza già vista, però alla fine conta poco, conta come vengono fatte le cose. Comunque c'è questo paesino di gente un po' strana, arriva il classico gruppo di ragazzi, solo che questa gente strana ha diverse cattive abitudini, tra cui quella anche di mangiare le persone, quindi non sarà proprio una vacanza bellissima per i giovincelli. Il regista genio sorgolato Alessandro Don, Bad Karma, Cradle of Fear, Per Virella, un film splatter action, black humor, vincitore del premio Best Gore Movie al Toronto After Dark Film Festival 2012. Insomma, scusate, ma faccio fatica a leggere con gli occhiali, ma ormai il personaggio mi costringe a portarli sempre e quindi non posso levarli. Poi, Necrophiles. Allora, questo ho visto il trailer e mi è piaciuto un sacco, perché è veramente da pervertiti, pazzi, folli. Insomma, la storia assurda. Benvenuti nel regno del cattivo gusto. Non morti super dotati, feti zombie volanti, quintali di sesso e sangue. Benvenuti in Necrophiles. Niente, ve l'ho fatto vedere. Copertina sempre di Giorgio Credaro, stupenda. Boh, non lo so, sti film andrebbero comprati solo per le copertine. Poi in realtà dentro ci sono dei film che sono dei capolavori. Sono dei film comunque a basso budget, indipendenti, trash, però con tantissime idee, tantissime cose fighissime. Veramente cose che nel cinema di tutti i giorni non vedrete.
tra cui uno zombie super dotato che violenta donne e le uccide. È un serial killer cannibale necrofilo. Dopo l'ennesimo atroce delitto viene abbattuto da una coppia di poliziotti. La pace torna a regnare per poco, poiché nella setta di satanisti decide di... Vabbè, ma chi se ne frega. Questo serial killer torna sotto forma di zombie, ha una nerchia gigante e insomma non è un bel incontro da fare di notte se si è soli. Oh, questo sono felicissimo che sia tra le mie mani, perché in questo ultimo anno ho imparato ad apprezzare, ad amare Olaf Ittenbach, sia come, diciamo, realizzatore di effetti speciali, sia come regista. E questo qua, No Reason, a volte la morte non ha una ragione, tante volte la morte non ha una ragione, purtroppo. Questa è insomma la storia di una donna che ha una vita normale, con una famiglia normale. Alcuni individui strani, particolari, inizieranno a farle visita e inizierà una sorta di incubo da cui lei dovrà uscire, e poi ovviamente tutto degenererà sicuramente in un sacco di sangue, morte, dolore, amputazioni, perché stiamo parlando di Olaf Ittenbach. Quindi questo è il suo pane, il maestro dello splatter teutonico Olaf Ittenbach, infatti, che ha fatto Black Past, The Burning Moon. Ci sono tutte le mie recensioni passate di questo gran genio, perché veramente i film sono tutti uno più bello dell'altro. Realizza un horror estremo e angosciante, non poteva che farlo così. Eccellenti effetti speciali, eccetera, sempre contenuti extra. Adesso io mi sono dimenticato di guardare, vedi, in alcune edizioni della Spasmo Video c'era un documentario sul cinema horror gore tedesco curato dai miei amici Jason e Silvia di Horror Dipendenza, e io l'ho guardato tutte, perché sono veramente tutte le puntate di questa specie di speciale sono stupende. E scopro con grande piacere che su queste nuove uscite c'è un nuovo documentario che è, insomma, penso sia un documentario su di lui. E questo mi rende ancora più felice, perché lo guarderò ancora con più gioia, perché Ittenbach è veramente la mia scoperta dell'anno. Cioè, sono felice di averlo scoperto tardi, sicuramente non sono un esperto, non me ne frega una mazza di esserlo. Anche questo qua, farò le recensioni di tutto, ma ci metterò tipo un'eternità, ma chi se ne frega. Poi Gutterballs, film di Ryan Nicholson, X-rated, versione integrale. La cosa figa è che tutte queste edizioni sono non censurate, c'è tutto, sangue, gore, nudità, c'è qualcosa per tutti i fan del... sangue, gore, nudità, c'è qualcosa per tutti i fan dell'horror. Parole di horrorfanatics.com, che non conosco, ma chi se ne frega. Quella che doveva essere una divertente serata al bowling si trasforma in un massacro infernale. Fantastico, cosa possiamo volere di più? Ryan Nicholson, make-up artist ed effettista, scrive e dirige il suo film più bizzarro ed estremo. Nulla è lasciato all'immaginazione di questo slasher delirante, sesso, sangue e bullying a volontà. Poi 100 Tears, come cazzo si dice, director's cut, fantastico, Marcus Koch, alto 1,90 m, con una mannaia grande come una spada medievale. Guardi il clown farà sembrare Pennywise un dilettante. E questo mi fa pensare, sai cosa, al personaggio che ha ispirato poi Pennywise, che è... Come cazzo si chiamava? Vabbè, vi metto una foto col nome, così lo scoprite. C'è un articolo anche su Non aprite questo blog. È esistito veramente un clown che purtroppo era pure un pedofilo. Insomma, quando l'hanno arrestato hanno trovato un sacco di corpi di bambini, insomma qualcosa di veramente raccapricciante. E questo personaggio è esistito veramente, quindi insomma ragazzi, la realtà è più spaventosa dell'immaginazione. Comunque, a noi che piace l'horror ma nella fiction, ci godremo anche questo film sul clown pazzoide. Non vedo l'ora, perché è pieno di budella e di cose budella, e chi ne più ne ha più ne metta. Anche questo audio inglese tedesco, insomma interessante. Amoklauf, ho visto il trailer, ma sapete che mi ha angosciato di brutto? Non so se sia proprio un horror, infatti è un thriller, ma è un thriller con una violenza strana. C'è un momento in cui questo è un po' una specie di Un giorno di ordinaria follia, tipo uno che impazzisce. Viviamo in un mondo di orrore, l'essere umano è il simbolo della corruzione estrema, solo il sangue potrà lavare la nostra lurida società. Insomma, è il solito tema che a noi piace tanto del... sfoghiamoci uccidendo la gente. Questo regista ha un nome difficilissimo, Uwe Boll. Vi faccio vedere come è scritto. Uwe Boll, prolifico regista teutonico anche lui, quindi dirige un film estremo crudele. Insomma, mi piacciono comunque anche i thrill molto
I thriller molto violenti, che non poi alla fine non sono horror, ma sono comunque tosti. Ah, questo mi interessa tantissimo, perché alla fine, non che io abbia dei problemi con i film degli altri paesi, però quando c'è qualcosa di italiano, non lo so, mi sento un pochino più coinvolto, ma non perché io non è che ho chissà quale attrazione per non sono nazionalista, ecco, non me ne frega niente. So, è un po' come quando tifi la nazionale, anche se lo fai un pochino così con interesse, invece che tifare il Perù, tifi l'Italia, no? Questo è un film di Stefano Torrini, L38. Ovvero Laurentino 38 racconta la storia di una banda di quattro criminali. Insomma, fanno veramente delle cose molto molto brutte, molto gore, molto cattive. Ed è recitato, mi piacciono i personaggi perché recitano in romanesco. Sono dei quattoni, sono cattivi, fanno cose brutte. E voglio vedere com'è questo film qua, così, in questa ambientazione romana. Mi piace proprio l'idea. 42-66, Le origini del male, di Dario Almerighi. Anche questo qua è ambientato a Roma, una periferia romana, laida, inquietante, fa da sfondo a una vicenda criminale d'alto contenuto splatter, dove vendetta, snuff movie e follia avvolgono lo spettatore come un vortice nero senza fine. Insomma, anche qua ci sono dei personaggi inquietanti che fanno fuori persone. Molto molto interessante. Perdonatemi se sono un po' superficiale nel raccontarvi le trame così, ma vi ho detto, sono tantissimi film, ma li tratteremo tutti uno a uno sul canale, sul sito internet faremo le recensioni. Poi Don't Trip, 7 registi e 7 storie, thriller all'italiana. Allora, io ho visto Don't Trip 1, devo dire che il livello dei corti non era altissimo. Diciamo che la volontà della Home Movies era dare una dignità a dei giovanissimi, proprio agli inizi, chi più chi meno, registi in erba o con veramente pochissimi mezzi. E alcune delle storie sono abbastanza belle, altre sono un po' meno belle, però comunque il livello è abbastanza basso, diciamo, da un punto di vista tecnico. Però comunque ho apprezzato molto la visione, perché comunque c'erano anche delle idee brillanti, e scriverò la recensione appena avrò un attimo di tempo. E poi, come dico sempre, mi piace fare il tifo per gli italiani, e questo tipo di realtà vanno comunque un pochino aiutate, perché non vuol dire che se uno fa un film che non è proprio perfetto allora non sarà mai un grande regista, cioè, o un bravo regista, perché poi non è che uno deve essere per forza un grande regista. Quindi questo è il seguito, che mi hanno già anticipato è molto più evoluto, molto più, stiamo parlando di cortometraggi più importanti, più, insomma, realizzati molto meglio. Chiaramente Home Movies sta facendo un lavoro di miglioramento continuo della qualità dei suoi prodotti, e Don't Trip 2 va in quella direzione. Non vedo l'ora di vederlo. Divina Mortis, film che in realtà io ho già visto, davvero interessante. Da un punto di vista tecnico devo dire che non è male, ci sono un sacco di cose interessanti. Mi piace molto il tema degli zombie mischiato con i temi religiosi, soprattutto qua è molto forte. Tra l'altro In the Silence, il nuovo film uscito su Netflix con Stanley Tucci, c'è appunto questo tema dell'invasione, dell'apocalisse e della religione. E a me piace molto quando questi temi si mischiano nell'horror. Quindi anche qua ci sono zombie e religione, è molto interessante. Guardatelo, diretto da Josh Eisenberg, è un prodotto molto curato. Il Guardiano del Ghiaccio, o The Guardian of the Ice, film di Salvatore Metastasio. Qua c'è una copertina fatta veramente in stile. Mi piace che si sia scelta una grafica un pochino più simile a quelle di un film americano. Comunque ho visto il trailer e devo dire che mi è sembrato, poi non giudico dal trailer, però mi è sembrato che ci fosse veramente una fotografia molto interessante, una cura proprio dell'immagine, fatta molto bene, insomma. Quindi anche questo è da vedere. Però vi posso dire che no, questo sito qua non lo cito perché non mi piace. Questo mi ha incuriosito tantissimo, il titolo Sex, Dogs and Rock and Roll, film di Mark Fence, che abbiamo già sentito in passato. I Killer Bass sono i migliori sulla piazza, suonano da paura e sparano anche meglio, solo che stavolta sui proiettili ci sono scritti i loro nomi. Azione pulp, quindi questo non è un horror, avrei dovuto tenerlo alla fine. Comunque è un film un po' alla Tarantino, ma fatto con il gusto germanico di una volta. Poi Macbeth,
di Mattia De Pascali. Ah, Notturno dice: porta alta la bandiera del grottesco made in Italy. Quindi, insomma, vabbè, è un thriller alla fine. Il ballo delle spiritate. Tra l'altro, bellissima grafica. Adesso si vede poco così, però dal vivo si vede bene. C'è una donna che alza una mano. Il ballo delle spiritate è un film di Luigi Boccia. Insomma, una troupe si reca in Puglia con l'intento di girare un documentario di natura antropologico-culturale sul mito del tarantismo. Scoprirà che all'interno di vecchi fienili vengono ancora praticati in segreto gli esorcismi per guarire le possedute dal morso del ragno. La troupe indagherà su questi riti qua. Insomma, è sempre molto bello quando si parla di soprannaturale, di possessioni e così del genere in Italia. E noi sul sito ne abbiamo parlato qualche volta, perché ci sono ancora tante persone che credono molto in queste cose, che fanno ancora certi rituali, e quindi mi sembra molto bello quando i film vengono ambientati in Italia e viene raccontata un po' la nostra cultura. Anche di questo film so ben poco, ma lo guarderò e farà parte della montagna di film che devo guardare. Poi Driving Massacre di Stu Seagal, che non è Steven Seagal, bellissima copertina, è un film cult horror finalmente in Italia, restaurato integrale. Questo addirittura è in HD, mi sembra di aver capito, quindi non vedo l'ora di vedere, insomma, come è venuta questa trasposizione. È uno slasher con di mezzo anche il drive-in, tutte quelle figate lì che c'hanno in America. Contenuti speciali come sempre, curiosità freak, insomma, guardate poi sempre i contenuti speciali, perché è sempre bello comprare un film e avere anche dei contenuti speciali da vedere, perché ti arricchiscono, hai qualcosa in più sul film. Ragazzi, adesso inizio a tarellare, perché sennò questo video dura un'eternità. The Pumpkin Carver, bellissima copertina, volti che vengono scavati come zucche di Halloween. Beh, mica male come presentazione. Film di Robert Mann, dentro c'è anche uno speciale Le notti di Halloween, insomma figo da vedere, sempre a cura dei ragazzi di Horror Dipendenza. Durante la notte di Halloween la giovane Lynn viene aggredita da un maniaco mascherato, ma suo fratello riesce a salvarla accoltellando e uccidendo erroneamente quello che si rivelerà essere il ragazzo di lei, intento a farle uno scherzo. Insomma, uno scherzo finito male. Volete sapere come va a finire? Comprate il film, il link per l'acquisto li trovate nella descrizione del video. Poi In the Dark Place, ragazzi, è veramente tantissima roba. Film di Donato Rotunno, Oscuri delitti. Insomma, questo è un horror thriller. Un insegnante si dovrà occupare di due ragazzi che hanno appena perso i genitori, che sono orfani, e mi sembra di aver capito che alla fine questa donna, questa insegnante, curando questi ragazzi nella loro casa, si accorgerà della presenza di due presenze, una maschile e una femminile. Indovinate chi potrebbero essere. Insomma, anche questo è da vedere. Hack, chi farà l'ultimo taglio? Belli questi sottotitoli. Scritto e diretto da Matt Flynn, come al solito ve lo dico, io non li ho visti tutti questi film, non ne so nulla. Una pellicola divertente con una buona dose di gore, non so come cazzo dirvelo. Sette studenti partono per un'escursione su un'isola privata, proprietà del poco socievole Vincent King e della moglie Mary Shelley, quindi la scrittrice di Frankenstein praticamente, per studiare la fauna e alzare la media dei loro voti. Ma non passa molto tempo che un killer misterioso inizia a decimare i ragazzi. Oh, finalmente arriva il killer, modellando le scene del crimine su somiglianza di famosi film. Ma che figata, su somiglianza di famosi film horror. Idea fighissima, speriamo anche il film. Poi, allora entriamo in una fase molto freak. La fase freak è la Freak Video, o Classic Freak Collection, che è una collana della Home Movies, simile alla Spasmo Video, però questa si occupa dei film horror, principalmente horror o sci-fi, penso anche, brutti si intende proprio brutti, quelli che sono brutti, che nessuno si è mai cagato, che sono usciti al cinema e non è andato nessuno a vederli, che sono venuti male, che sono diversamente belli. I Bury the Living, seppellisco i vivi. Scusate la pronuncia, ma questo è quello che posso fare. Già, veramente, seppellisco i vivi è una figata. Io seppellisco i vivi. Non portatemi i morti, io seppellisco i vivi. So bad, it's good. Così brutto che alla fine è anche bello. Comunque, regia di Albert Band. I titoli sono fantastici, guarda. Al tuo grido di paura risponderà The Screaming Skull, il teschio urlante. Ve lo immaginate un teschio urlante?
Al tuo grido risponderà The Screaming Skull. Cazzo, ragazzi, attenzione, il teschio ti insegue senza mai fermarsi. No, è fantastico. Attenzione, c'è anche scritto: attenzione, il teschio ti insegue senza mai fermarsi. Film di Alex Nicole. Insomma, una coppia di novelli sposi si trasferisce nella vecchia casa dove il marito abitava con la precedente moglie. Chissà che fine ha fatto la precedente moglie. Vabbè, andiamo avanti. Infatti è stata custodita dallo strano giardiniere fino alla scomparsa della proprietaria, deceduta in circostanze misteriose. L'ex moglie è morta. Ve lo consiglio perché se lo guardate il teschio mi inseguirà senza mai fermarsi. The Killer's Crew, credo si dica così. Cosa sono? Nutri? Topi, ragni, assassini. Ragazzi, topi, ragni, assassini, cioè... Prova a chiamare la disinfestazione. Vedi se riescono a mandare via i topi, ragni, assassini. Alla regia troviamo Ray Kellogg, uno sci-fi anni 50, in bianco e nero. Qua c'è anche un topo ragno che ha scavato un buco. Insomma, topi, ragni, assassini. Poi il nostro povero e amato Bela Lugosi in Bela Lugosi e il gorilla di Brooklyn. Ragazzi, ma che titolo è? Comunque, cioè, ho visto il trailer e ho spalancato la bocca perché ho detto: ma che cazzo è? C'è Jerry Lewis in questo film? Perché Jerry Lewis, ragazzi, non è mica un attore da... Non che Bela Lugosi sia un attore, però Bela Lugosi ha avuto una fase decadente della sua carriera, è diventato un attore di film 3, è diventato matto, aveva tutti i suoi problemi, poverino, con tutto il rispetto. Jerry Lewis è un attore, è un genio, è pazzesco, io adoravo Jerry Lewis. Ecco, in questo film mi è sembrato di vedere Jerry Lewis nel trailer, invece è un attore che gli assomiglia vagamente, ma recita esattamente come lui quando Jerry Lewis fa lo scemo, ed è questo qua, ragazzi, cioè vi giuro che è impressionante, gli fa praticamente il verso ed è veramente la cosa più trash che si possa fare, veramente. Guardatevi il trailer, è veramente strano vedere questo tizio nel film che fa finta di essere Jerry Lewis. Quindi film che merita tantissimo: Gorilla Canterini, Indios poco credibili, sosia di Jerry Lewis, infatti vedi che c'è scritto, Il principe delle tenebre, Bela Lugosi, cioè insomma una specie di minestrone. Quindi guardatevi Bela Lugosi e il gorilla di Brooklyn con un fintissimo Jerry Lewis. Il voodoo dei morti viventi, grandissimo titolo. Qua c'è un payoff che è fantastico. Quando all'inferno non ci sarà più posto, che ricorda un po' Romero, quando all'inferno non ci sarà un po' più posto, mangerò la tua pelle. Che cazzo vuol dire? Però vabbè, potrebbe anche avere un senso. Quando non ci sarà più posto all'inferno, mangerò la tua pelle, ricordati, sappilo. Preparati, aspellati, o se no ti spello io perché mangerò la tua pelle. Comunque è fantastico. I eat your skin, come potete vedere. Mangerò la tua pelle. Un'isola tropicale piena di zombie, rituali voodoo. Insomma, è un classicone. Film in bianco e nero, anche questo. Old school, alla regia Dan Tenney. Gli ultimi tre film che non sono horror, quindi li farò alla velocità della luce perché so che a voi non ve ne frega niente, però se li volete comprateli. TNT Jackson, La furia di Harlem. Una bella trashata action con questa bellissima attrice nera, combattimenti, sparatorie e tanta roba. Delta Force, Samurai Nero, mi fanno troppo ridere sti titoli. Regia di Cirio H. Santiago, e anche qua action poliziesco, action, non lo so, si ammazzano di botte, ci sono spade, mitra, penso, cose così. E poi infine, questa qua è un'altra chicca della Madonna, regia di Hu Kuo Gen, Super Ninja, anche questo qua, so bad it's good, più fa schifo e più ci piace. Comunque questo è tutto, ci sono anche due fantastici adesivi Spasmo Video, veramente belli, io vorrei tanto la maglietta. Allora, questo è tutto per l'unboxing delle novità della Home Movies, con tantissime novità della Spasmo Video, tante novità della Freak Video, anche qualcosina di non horror, però comunque tutti film veramente strani e particolari che solo la Home Movies poteva portare qua in Italia. Se il video vi è piaciuto cliccate like, scrivetemi nei commenti se conoscete questi film, se li comprerete eccetera, trovate il link in descrizione per l'acquisto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. Questo è tutto per l'unboxing della Home Movies.